Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi parliamo di un elemento che serve sempre per le borse ed è la fodera per borsa Ottoman. Andiamo a vederla nel dettaglio. Vediamo quindi adesso, analizziamo nel dettaglio questa fodera per borsa. È una fodera per borsa in 100% cotone con lavorazione ottomano. La lavorazione ottomano è una struttura stretta a coste che dà una buona rigidità stessa al tessuto. Viene consegnato in questa pratica ormai confezione della Tessiland, inconfondibile, ma vogliamo anche aprirlo. È un tessuto che è 90x70 cm e 150 grammi circa per metro quadro. Vediamo anche come è questo tessuto. Come abbiamo detto, è una struttura, ve lo apro tutto, eccolo qua, è una struttura in tessuto Ottoman, che sarebbe poi questa lavorazione, spero che si veda. Come vedete è anche un prodotto un po' lucido che è perfetto per fare le fodere interne, ha un'ottima consistenza e soprattutto è anche buono per il taglio. Come vedete questo è tagliato nei nostri laboratori ed è un taglio preciso e netto. La dimensione 90x70 fa sì che questa fodera può essere ottima per medie e grandi borse, ma potete anche fare cuscini o rivestimenti di qualsiasi altro genere, perché questo tessuto davvero è eccezionale. Vediamo ora nel dettaglio alcuni colori disponibili, perché ce ne sono davvero tantissimi, come questi che sono le basi del rosa, una carrellata di grigi, dove il grigio chiaro, grigio medio e grigio scuro, che faranno in modo di poter scegliere al meglio la vostra fodera, i blu che vanno sul verde fino alla tonalità del petrolio, le tonalità del beige con il colore neutro, tonalità del giallo e dell'oro e per finire l'intramontabile nero e panna. Benissimo, come sempre siamo arrivati alla fine del nostro tutorial e abbiamo visto queste bellissime fodere della Tessiland Ottoman, che creeranno sicuramente, daranno quel qualcosa in più alle vostre borse. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il nostro video, di mettere un like, di scrivere anche nei commenti e seguirci su tutti i vari social e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!